Pondo Inclusione, che è il progetto per l'inclusione sociale previsto dal Fondo Sociale Europeo per una somma importantissima che è stata assegnata al Comune di Ragusa di 2 milioni e 200 mila euro circa. Siamo stati ieri all'assessorato alla famiglia delle politiche sociali e del lavoro a Palermo, ci siamo confrontati con il dottor Severino Richiusa e con lo staff che si occupa del Sigma Inclusione, praticamente la piattaforma che serve per attuare il progetto, quindi due professionisti dello staff del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. E siamo pienamente soddisfatti perché è stato un confronto intanto tra tutti i distretti, ecco, non c'eravamo solo noi, ma c'erano anche gli altri distretti. Noi rappresentavamo il distretto 44, di cui siamo capofila. La relazione del nostro assessore, il dottor Rabito, è stata molto esaustiva. Sta di fatto che abbiamo anche incassato i complimenti da parte della Regione, questa è una cosa che ci fa onore, perché sicuramente nella fase di avanzamento dei lavori siamo già a buon punto. Sta di fatto che sia per quanto riguarda il lavoro di pubblico utilità, sia per quanto riguarda il microcredito e il tirocinio di formazione, già gli adempimenti amministrativi sono quasi in fase conclusiva. Dopodiché ci sarà la cosa più importante, è quella anche dell'assunzione dei tre assistenti sociali. Qui, ecco, diciamo, da questo punto di vista siamo molto, diciamo, avanti rispetto a tanti altri comuni, e questo ce ne fa onore, perché siamo riusciti ad attingere alla graduatoria su sinergia tra l'azione amministrativa nostra e quella naturalmente del lavoro dei funzionari, che ringrazio, il lavoro prezioso fatto dai funzionari dell'assessorato ai servizi sociali del Comune di Ragusa. Siamo riusciti ad attingere alla graduatoria sia quella nazionale sia alla graduatoria locale dell'ASP, perché non riuscivamo a trovare negli altri comuni della regione Sicilia persone che volessero, diciamo, partecipare a questi profili che sono a tempo determinato, perché servono solo a rinforzare in un certo senso l'organico per permettere di poter chiudere l'iter del progetto. E quindi parliamo di tre assunzioni di servizi di assistenza sociale, due amministrative sulla quale già stiamo lavorando, perché è importante avere anche il profilo amministrativo, uno a tempo sempre determinato di un anno, uno part time, e su questo già ci stiamo lavorando sopra, perché a Palermo stesso ci siamo confrontati con gli altri distretti, abbiamo trovato una graduatoria dalla quale poter attingere. Quindi siamo le persone che saranno toccate da questo finanziamento saranno circa? Saranno un migliaio, questo ci tengo a dire. Forse siamo uno dei pochi distretti che siamo riusciti a fare al 100%, a portare avanti tutti e tre i progetti di assistenza sociale. Questo è importante dirlo, quindi diciamo a favore di coloro che sono meno fortunati di noi e che tramite questo progetto potremmo avere prospettiva di avere un altro supporto finanziario, oltre al fatto di avere già la carta RAEE, perché ricordo che il Fondo Inclusione è una conseguenza anche di quello che è un percorso già fatto dalle famiglie disagiate con la carta RAEE. Quindi questo è importante dirlo, carta RAEE e carta SIA, quella già precedentemente. Questo che cosa significa? Che completando l'iter, riuscendo a farlo entro ottobre, riusciremo con il supporto nuovo degli assistenti e quindi degli amministrativi a poter fare rimodulare e creare i progetti giusti per poter andare a spendere quel famoso 50% e più, in modo che poi il Ministero non abbia l'obbligo di doverci in un certo senso creare difficoltà per poter restituire l'intera somma
che si verificherebbe solo se andiamo a spendere o andiamo a progettualizzare su importi troppo bassi. Ecco il motivo perché abbiamo spinto molto sul fatto delle assunzioni, ma questo diciamo il lavoro certosino era stato ben coordinato e siamo soddisfatti di tutto questo e di aver preso anche in un certo senso i complimenti della regione. Questo significa che il comune di Ragusa, nell'ambito dell'assessorato ai servizi sociali, sta muovendosi e cercheremo, questo è un obiettivo da parte dell'amministrazione, di tornare a quello che era l'eccellenza di una volta.